micro è un sistema che funziona per schemi molto grossolani, quindi non, una volta che vede qualcosa di simile reagisce, cioè di fronte a quello schema dice ok, è questo. La migra funziona a un ottavo di secondo dopo la reazione è già pronta, quindi già innescato un processo. La corteccia è un sistema molto più complesso e quindi molto più lento, richiede più tempo per intervenire. E la corteccia ha degli inibitori nei confronti dell'amigdala, perché l'amigdala parte così, se io non ho la capacità di inibire velocemente, l'amigdala comunque parte. Quindi che cosa succede? Arriva uno stimolo, in un ottavo di secondo l'amigdala fa partire la reazione. Poi dopo 2, 3, 4 secondi, quello che ci vuole, la corteccia darà la sua risposta. E se sta nella realtà, la corteccia fa in modo che questa risposta diventi questa. C'ho un attimo di reazione, dopodiché ritorno tranquillo, non c'è niente da temere, e lavoro la risposta più accurata, che può essere la più diversa. Per esempio, questa è la tua opinione, lo comprendo, fossi al tuo posto e avessi la tua visione della vita, avrei fatto la stessa cosa. Dal tuo punto di vista sicuramente hai ragione. Quando finisce con la fine di sempre facile. No, non è facile. Perché sono abituato. Tu giochi a tennis. No. E questo è il tuo problema. Non crede di avere dei problemi nella vita il tennis. Non giocando a tennis non hai capito cosa significa mettere a fuoco il cuore. Se imposti male il rovescio, non te ne va dentro uno. Allora, se tu imposti male il colpo, ti esce sempre fuori, non ne metti dentro una, se ne darà. Okay. Quindi cambiare un'abitudine è facile, certo. Un'abitudine pianistica non è facile. Se un maestro di pianoforte ti imposta male, buonanotte. Ecco. E quindi c'è un lavoro da compiere, di rieducazione, certo. È lavoro. Sono dei solchi in un terreno. E lì ci va a finire l'acqua, perché l'acqua vada a finire da qualche altra parte, ne scavi uno più profondo, l'acqua automaticamente va di là, non ci va più su quelli. Quindi devi creare dei nuovi circuiti. Quindi il problema non è manco tanto disattivare quelli, ma creare dei nuovi che siano più favorevoli. Creare dei nuovi bisogna avere una visione che oggi non abbiamo, perché l'idea che abbiamo di essere umano, di cos'è una società, di cosa vuol dire vivere in questo mondo, è totalmente distorta rispetto alla realtà. Cioè, guardate che l'intelligenza collettiva su certi fenomeni è bassissima. Se consideriamo ancora che la via di risoluzione dei conflitti sia la guerra, perché di fatto è questo, vuol dire che siamo molto limitati. Quindi abbiamo un potenziale alto, ma ancora collettivamente siamo molto bassi. Non stiamo risolvendo i problemi di base. Non riusciamo a collegare insieme le cose. Quindi siamo a livello basso. Individualmente, piccoli gruppi, possiamo sviluppare più intelligenza. Ok, allora proviamoci. Tu mi insulti, mi dici queste frasi, dai, nessuno, tu mi dici queste robe qua. Puoi farlo per mille ragioni, per esempio, perché io ti richiamo il tuo papà. Siccome hai odiato tutta la vita tuo papà, da quando sei seduta lì non vedi il modo di poterti sfogare su lui, visto che lui è morto, non ci puoi fare niente. Quindi, il tuo intento non è darmi un'informazione né informare nessuno, è punirmi. E io posso rispettare questo tuo intento, mi vuoi punire, vado pure. Il problema è che io mi faccia punire un altro discorso. Oppure lo puoi fare perché sei stato mandato da qualcuno che vuole farmi una brutta figura nel gruppo, perché così mi manda, così mi sposta tutti e ci guarda e risposta in un'altra scuola. Oppure lo puoi fare perché c'è il carattere di merda, per cui prima o poi devi comunque contraddire. È una coazione che hai appreso perché non ti puoi fidare nessuno, se hai mille ragioni. In ogni caso, se hai fatto quello, le tue ragioni ce l'hanno. E posso anche dirti che se io fossi nella tua posizione, avessi avuto le stesse esperienze che tu, le stesse cose, farei il ballo. Quindi, capite bene che se io mi offendo, io sto praticando nel suo confronto un giudizio. Non doveva fare, è colpevole. Non ce lo da permettere, perché fatta così. Mi chiamerò ancora per chi non lo conosce, la storia che racconto da una vita,
in cui sono stato colpito molto da una reazione, da una risposta che diede il maestro Polena, il maestro a cui riconosco tutto il lavoro nella vita che abbiamo fatto in questi ultimi, da quando lo conosco. Di fronte a un aggrappo di quel tipo lì, lui rimase tranquillo e cercò di dire: ma senti, ma forse qualcosa, no? Rimase totalmente, mi sembrava apparentemente sereno, no? Mentre l'altro si arrabbiava sempre di più, l'attaccava sempre di più. E lui, usciamo da questa riunione a mezzanotte e gli chiedo, pensando che sia un uomo normale: come stai? No, perché sai, questo, mi ricordo quell'episodio di questo attacco che ricevuto, brutale, proprio ripetuto più volte. E si chiamava Mario questa persona che lo attaccò. E lui disse: eh sì, certo, beh sì, Mario. E mi disse: mi dispiace, sai, perché lui è una persona intelligente. Io ci ho provato. Ma quando gli parte la cosa in quella maniera, non c'è più niente da fare, ci ho provato in tutti i modi, mi dispiace perché poi è un uomo intelligente. Ma tu come stai? La mica ha dovuto difendersi. Lui non si occupava di sé. Lui si occupava del problema di quest'altro che gli era presa. E lì mi resi conto che questo uomo non era normale. Cioè niente di normale. Non c'avevo un'immagine da salvaguardare. Voi attaccano, attacca l'immagine. Ma non c'era la minima ironia quel che diceva, era seriamente preoccupato dell'altro che aveva fatto, secondo lui, una figura orribile, intelligente, si è comportato in modo. Capite cosa vuol dire? Quindi non mi preoccupo più di me, mi preoccupo dell'altro. Insomma, una persona mi dicesse che tu gli ultimi ancora, ho detto solo stupidaggini, probabilmente non è del tutto a posto. E quindi mi posso preoccupare di questa persona, cosa c'entro io? Certo, ogni tanto qualche cazzata la dirò, ma chi è che non la dice? Si accorge, più o meno dico cose sensate. E quel problema mi sta facendo vedere un problema. E io come essere umano, siccome un altro mi sta facendo vedere una ferita che perde sangue, mi deve occupare. Tu perdi sangue così, mi hai macchiato i pantaloni, devi occupare i pantaloni macchiati dal tuo sangue. Così cadrà. Capite che è tutto diverso? Uno dice: ah, ma così subisci. No, subisci in un altro modo, così stai sereno. Guarda che occupandoti dell'altro anziché di te, sei sereno, perché dici: guarda un po', mi è capitato questa cosa e ti dispiace. E poi, se per esempio riconosci che l'altro è un cattivo carattere, ti viene subito un sentimento di gratitudine per chi, secondo te, l'altro è un cattivo carattere. Sì, io mi riconosco, l'altro per esempio è una persona polare che non fa che attaccarmi. Io in quel momento, anziché sentirmi: oh guarda, se l'è presa con me, c'è un problema, si attacca a briga, quindi è una donna dappertutto. Verso chi provo gratitudine? Non certo verso di lui, certo. Per chi? Per la tua mamma, per tuo papà, per la famiglia che ha avuto fortuna. Per il, se vuoi, un creatore che attacca. Non ti aggiungo. Voglio dire, una persona che non attacca a me è disgraziata, non è che uno che ha. Se no vuol dire che tu vedi lui che non attacca a me. Tu vorresti solo essere più capace di attaccare a me in modo da distruggere. Questo è la verità. Quindi non ti occupi. Invece ti occupi sempre di te. È abbastanza chiaro quello che vedete? Capite che è un altro paradigma completamente diverso? Rovescia completamente il mondo. Completamente. Qui non siamo per fare piccole modifiche al nostro modo di percepire il mondo. Qui siamo qui per rovesciare. Cioè quello che fino adesso ci è apparso reale, vedrete che non è più. Perché non vedi più con i tuoi occhi, no. Vedi con gli occhi più grandi. Quella che reagisce di fronte all'offesa è la piccola mente.
quella che accoglie e che si occupa di ciò che sta succedendo dentro di te, quindi dei tuoi familiari, quello che ti è successo nella vita, le reazioni che possono avere gli altri, tenendo conto di tutto, del tempo, dello spazio, di quella è la grande mente. E secondo voi dov'è che può crescere l'amore? Nella piccola mente? Così. Quindi vi sposate, in quel momento siete innamorati, poi dice la piccola mente, e ascolterete che vostro marito, vostra moglie non è proprio quello che volevate, e comincia il giudizio e le critiche. E qui va avanti l'anno. La grande mente. Ma la grande mente non si focalizza solo su una persona. Non è il suo possesso, non è la sua proprietà privata, perché questo atteggiamento va nei confronti di tutti, equanime. Conseguentemente le relazioni diventano, tutte le relazioni che avete diventano ricche, diventate intimi con molte persone, intimi, cioè non avete più paura. Se non avete più paura vi ricaricate in ogni relazione, quindi quando voi vi rapportate con il vostro partner non è più il suo, il monopolio non ha più. Che avere il monopolio è terribile. Cosa significa avere un monopolio? Che se hai un cattivo carattere, un po' sono morto. Perché il cattivo carattere, lo scopo del cattivo carattere è punire l'altro. Non è che ce ne sono molti altri, Perché vedete cosa succede in famiglia? La persona in famiglia si comporta così, esce con un amico tutto diverso. Oh, porca miseria! Com'è che famiglia sia sempre così e fuori sia sempre così? E li vuoi punire. Perché li vuoi punire? Perché non dovevano essere così. E gli altri che si sentono puniti cosa fanno? Dicono, prova a punirmi, vedrai se non ti punisco più io. E andiamo avanti finché non moriamo. Però che definiamo questo amore? È la follia. Questo è l'amore. Non può crescere così l'amore, è impossibile. Allora, siamo qui per cambiare in modo radicale il nostro modo di vedere il mondo, non cambiare due gradi. Un certo caso, andiamo bene. Perché? In primo luogo, se vogliamo bene a noi stessi, vogliamo bene a noi stessi, creiamo le condizioni per essere felici sulla Terra. Ma per essere felici io non posso essere persona che, se tu mi dici una cosa e mi offendo, ci rimugi, no, tu, perché? Se ho l'atteggiamento di Boris Borena, posso essere felice perché tu mi dici una cosa, se è una cosa con cui condivido sono contento, se è una cosa che è un attacco lo vedo per quello che è, vedo da dove viene, perché io non ho queste continue. Se ho un padre che è fatto in un certo modo, vuol dire che vive con l'amigdala sempre in funzione e l'amigdala fa così. Non è tuo padre o mio padre o no, è fatto così. E se mi capitasse un giorno che nel mio cervello prende il sopravvento la migdala, vedrai che rubare. Non ce n'è uno di noi che è diverso, così. La migdala registra dei ricordi dentro e poi reagisce. Se la corteccia non sa inibire questa, siamo come cagnetti al guinzaglio, portati a spasso. Allora attenzione a giudicare le persone. Sono persone effettivamente supportate a spasso da che cosa? Da questo centro piccolino così, che mandano qua, e non distinguono niente, sono delle disgrazie. Arrabbiarsi con uno che è disgraziato mi sembra una cattiva idea. Oltretutto, la rabbia fa molto male.